Maurizio Sanna, senti, cosa si prova? Avete ritrovato la vittoria, un finale incredibile, pareggio della Te Dolce, due pari, poi 3-2 vostro, una grande festa sotto la tribuna avete fatto. Sì, finalmente abbiamo arrivato alla vittoria di nuovo in casa contro una squadra forte come la Te Dolce. Sappiamo che era una squadra compatta, con giocatori forti, per questo che erano primo in classifica. Abbiamo preparato la partita in settimana, abbiamo ascoltato il mister, abbiamo fatto bene oggi tutto quello che il mister chiede e dobbiamo continuare così, ancora non abbiamo fatto niente. Senti, hai cercato il gol, hai creato diverse occasioni, ti è mancato solo quello? Sì, sì, ancora devo migliorare in quell'aspetto, sotto la porta, però l'importante è che abbiamo vinto. O si faccio gol io, fa un altro, la vittoria è arrivata, è quello l'importante. Senti, il mister quando ti ha tolto poi ti ha abbracciato fortemente, vuol dire che hai giocato bene? Sì, il mister mi dà la fiducia per giocare, quello è l'importante, no? Quando uno sente la fiducia del mister e sta tranquillo in campo e puoi giocare tranquillamente. Senti, il pubblico vi ha trascinato? Il pubblico non si può dire niente, sempre sta a fianco nostro e noi dobbiamo continuare così per dare un po' di calma pure al pubblico e pure a noi, no? Cosa vi può dare questa vittoria? Perché giocavate bene ma mancavano i tre punti. Certo, giocavamo bene però non abbiamo fortuna. Penso che oggi abbiamo un po' di fortuna, pure abbiamo giocato bene come sempre. Penso che con questa vittoria possiamo prendere un po' di fiducia e speriamo che continuiamo bene. Come ti stai trovando alla Nusi? Benissimo, benissimo, mi sento come in casa. Per me è difficile stare lontano, però quest'anno mi sto sentendo veramente bene. Tutti i ragazzi bravi, la società sempre al fianco, non manca niente e quello è buono. Sì, tu lo sai, poi il tuo cognome è un cognome che in Sardegna sì, c'è, no? Sì, sì, e il mio cognome, il mio bisnonno era sardo. Per quello che io porto questo cognome. Hai un po' di sangue sardo, quindi. Se dice così, se dice. Grazie Maurizio, complimenti per la gara, per la vittoria, in bocca al lupo. Prego, prego.